A questo primo via live delle Olimpiadi buonasera buonasera, a, buonasera tutti. a tutti buonasera oggi abbiamo ripescato per voi e anche per noi una vecchia gloria della, del nostro biathlon abbiamo con noi Pieralberto Carrara medaglia d'argento ai giochi olimpici di Nagano 1998 nella 20 km ciao Pieralberto buonasera a tutti ero già pelato Buonasera. anche quando facevo le gare non è che lo sono diventato adesso <ride> perché tanti diranno io adesso perché mi vedevano sempre non... col berretto quindi ecco ero già pelato allora quindi, quindi possiamo ufficialmente lanciare il messaggio che il biathlon fa bene e non fa perdere i capelli, non è quello eh, infatti no, che okay. è una questione perfetto. di genetica ok, perfetto Bene. Allora, innanzitutto, grazie per essere con noi. Siamo super felici di averti come ospite. E, mh, ti faccio un breve, un, una breve spiegazione di quello che avverrà durante questa puntata. Non so se hai seguito anche le altre. No, noi li percorreremo. No. Va bene, ti perdoniamo. Eh, riusciamo no. comunque a. <ride> ti spieghiamo comunque. Allora. Faremo vedere delle immagini riguardanti la tua carriera, quindi ripercorreremo un po' quello che, che è stata la tua, la tua vita sportiva, e poi magari se, se ti va puoi rimanere con noi per commentare un po' quello che sta succedendo adesso durante le Olimpiadi. Ok, facciamo la prima parte e poi vediamo dai. Perfetto. <ride> allora, cominciamo. Eccoci qua. Eh, mi sembra di conoscerlo questo. Sì. <ride> Ma partiamo prima da qua che c'è stato un attimo. <ride> allora, partiamo un po' da, da come è iniziata la tua carriera. In realtà, non abbiamo trovato molte foto perché eh, so, il repertorio fotografico non, non, non ci ha aiutato. E, riassumiamo un attimo un po' quelli che sono stati i, i tuoi podi. Allora. Abbiamo due vittorie in Coppa del Mondo e otto podi complessivi. Sì, adesso non so bene perché in staffetta ne avevamo fatti parecchi e quelli non, non li ricordo più tutti, però ecco. Ben 16, sono eravamo tanti. Eravamo <ride> parte, Le staffette eravamo una bella, un bel quartetto. E oltretutto ne hai, passati, ne hai passati anche tanti compagni in staffetta perché. Diciamo, sì, sì. Tu hai percorso proprio tutto, tutto il decennio degli anni 90, da, dall'inizio fine degli anni 80, fino ai primi anni 2000, quindi hai, hai gareggiato con tantissimi compagni diversi. Come ti trovavi con loro? Qual, sì, qual è? Sì, perché appunto la prima, nel 90 la prima medaglia mondiale era stata vinta diciamo, con i più vecchietti, Pasler e Zingerle. Poi da loro si sono pian piano si sono staccati e mi sono agganciato all'era all di Catarinussi e Favre, ecco, quindi ho corso un po' in, con tutte e due le, le, le annate, diciamo. ecco. No, beh, mi sono sempre trovato bene comunque con tutti, no? nella staffetta eravamo proprio un, un bel quartetto, se, se azzeccavamo il tiro non ce n'era più per nessuno. <ride> Poi purtroppo non ci è mai andata bene alle Olimpiadi eh, perché c'era qualcosa che girava sempre storto eh. e alcune nazioni che dall'ultima Coppa del Mondo nel giro di 15 giorni prendevano un minuto e poi ce ne davano uno loro, solo sugli sci, lì c'erano un po' dei, dei misteri che però vabbè, forse adesso sono passati, spero. Bene. E come hai com iniziato a praticare il biathlon? Come ti sei avvicinato alla disciplina? Ma ah, quasi per caso, perché non so, pur essendoci qui nel paese di Serina altri tiro Arduino e, e Cararangelino che erano stati nazionali di Biathlon, non, eh, non lo guardavo neanche, a parte che in televisione allora proprio non lo facevano per niente vedere, non sapevo neanche cosa fosse, a dire la verità, sapevo che sparavano, ma boh. Poi niente, a 16 anni avevo avuto l'occasione, perché ho sempre fatto fondo comunque dall'età già di 6 anni, dai, dalle categorie minori. E quell'anno lì mi avrebbero preso in squadra c di fondo però avevo iniziato con l'aria compressa a fare qualche garetta e eravamo in un paio eravamo fra i primi e nel biato mi avrebbero preso nella B, allora ho detto meglio b di c e, eh, insomma ho iniziato, il il ho iniziato eh lì sì. e poi con l'esercito che intanto ho detto incomincio a fare il militare che allora era obbligatorio, ho detto male che vada, vale, almeno il militare lo, me lo faccio, prendendo l'occasione di essere con la nazionale. Invece poi da lì c'è stato tutto un'ascesa fino a dove sono arrivato, ecco. Beh, un'ascesa che poi possiamo dire è arrivata al culmine con l'impresa di, di Nagano. Sì, beh, raccontaci, raccontaci un po' di... Sicuramente quella è stata il top perché ecco, riuscire poi in un individuale da solo, finalmente, dopo tutte queste staffette andate male, cioè vincevamo l'ultima staffetta di Coppa del Mondo, poi c'era l'Olimpiadi e lì sempre mari quarti, quinti, sempre quei, quei, quelle posizioni del cavolo. Che insomma, e finalmente mi sono tolto questa soddisfazione, anche se come sapevate giorno prima della gara mi ero rotto il calciolo e quindi ho dovuto usare un'arma di riserva che eh, forse da una parte mi ha aiutato eh, perché pensavo più che pensare ai, mh, ai bersagli, al risultato, pensavo ad adattarmi con questa arma e, e, pur non essendo sicuro infatti ho impiegato tantissimo nei tiri che la gara l'ho persa lì, se no la, la stravincevo però facevo delle serie di tiro di 50 secondi, anche 55, immaginatevi voi, invece di farne qui 35. Vabbè, allora si sparava un pochino più lenti di adesso, però 35 in piedi lo facevamo anche noi eh, più di quei tempi, non siamo. invece io ho proprio esagerato, però li ho presi tutti da, dall'altra parte, concentrandomi su sta nuova arma, sono riuscito. A... Comunque bene dai anche perché erano altri tempi nel senso che noi abbiamo visto poi le gare di, di, di Nagano, erano tre individuali sprint e poi c'era la stazione. Era quello il problema perché se non azzeccavi con tre gare erano subito finite infatti diceva anche la mia nipote che amica era Michela, una Carrara, che non eh, fanno riesco ad andare all'apertura, mi scoccia perché hanno tanto, io ho fatto quattro Olimpiadi non ne ho fatto neanche una, anche perché noi tante volte eravamo in viaggio per recarci alle Olimpiadi, proprio il giorno che facevamo le Olimpiadi, perché con tre sole gare, eh, iniziavamo, magari tardi, inutile che andavamo là una settimana o dieci giorni prima. Ci allenavamo fino il al più possibile qui in Italia poi partivamo solo per le tre gare. Invece, adesso le possibilità sono molto di più, finalmente, per fortuna. Ma collegandomi proprio a questo, volevo chiederti: tu hai vissuto proprio il cambiamento? Di generazionale di epoca del Beatron che è passato dalle, dalle sole due, dai soli due format l'individuale e la sprint storici a eh, appunto eh, l'introduzione prima dell'inseguimento e poi della, della mass start eh, oltretutto dicevamo Prima della diretta, appunto, che eh, in una delle primissime, se non forse proprio la prima, ma start eh, in Coppa, quella disputata a Novosibirsk in Russia, mm. sei arrivato secondo, quindi a podio. Quindi, com'è stato questo cambiamento drastico che poi, chiaramente, per quanto riguarda mondiali e olimpiadi, è arrivato un po' più là, ma in Coppa del Mondo l'hai vissuto in pieno? No, beh, a me piacevano queste gare perché anche la staffetta piaceva tantissimo perché gareggiavi sull'uomo, no? quindi avevi il punto di riferimento dove agganciarti, infatti anche queste qua, sia la Pulsuit che quella Massastart, eh, mi sarebbero piaciute come format di gara, eh, però purtroppo. Eh. Poi invece c'era anche quella famosa gara a squadre, non so se l'avevate ancora sentito parlare, che avevamo anche vinto due titoli mondiali. Mm, però quella era proprio abbastanza oscena diciamo come gara l'avevate vista voi più o meno come funzionava no? cioè si partiva in La quattro patrugia. bisognava stare tutti insieme sparava su due gli altri stavano fermi cioè, era messa. e poi allora. era anche lunga perché fra l'altro 20 km bisogna stare in giro per cioè. sì, eh, diciamo sì. che Uh, non, non si hanno molti reperti uh, per giovani, giovani tra virgolette come noi perché cominciamo a avere uh, una certa età soprattutto io e Nick però, però è difficile riuscire a... abbiamo qualche spezzone video ma nulla di, nulla di più di questo sì però ecco non era niente di adesso ha fatto un po' di prove ma ha capito che non era una gara spettacolare quindi poi hanno trovato dei format migliori e finalmente adesso ci siamo però non ci sono più io nel problema. <ride> Vabbè. Largo ai giovani ormai. Io sono diventato anche nonno, quindi. Ah. ah bene. <ride> Maschio o femmina? Femina, femmina, femmina. Femmina. Eh. Non l'hanno chiamata azzurra, però blu. No, ah, vedi. Quindi, è, quindi è francese è niente da fare, non va bene, non è francese, non va, non va bene. abbiamo Alberto. Abbiamo una domanda da, dal pubblico. C'è Claudio Telfi che chiede: qual è il campione con cui hai gareggiato che ti ha impressionato di più? Beh, sicuramente Björn Allen, perché io l'ho conosciuto, lui aveva un'età di 15 anni e già a quell'età lui aveva una, una meticolosità nelle cose, nella preparazione, nei materiali. Io ho detto, ma questo qua è fanatico, cioè sembrava... Un... e poi invece ha dimostrato di essere un grandissimo. Ecco la Francia invece aveva, non, è, non è forte come squadra, cioè non era forte come gruppo, come adesso, però aveva sempre avuto un elemento l'aveva sempre forte. Eh, L'ha sempre avuto, ecco. Invece adesso, ho proprio formato una bella squadra sia al maschile che al femminile. Proprio da complimenti, ecco. È tanto da arrivare anche in pensieri del colosso norvegese, perché eh, Esi, sembrava sì. veramente impossibile fino a qualche anno fa. Vabbè, Avevano chiaramente Martin Furcade, che, che era il fuoriclasse assoluto, però in termini di team sembrava impossibile riuscire a raggiungere quel tipo di qualità, e invece sembra che ce l'abbiano proprio fatta, quindi sicuramente bisogna togliersi il cappello di fronte al lavoro che hanno, che hanno portato sì, avanti. Sì, sì eh, ovviamente. Anche, oh, no. anche la Germania, che era una potenza... Sempre, da, 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 da prime, che primeggiava sempre, invece adesso arrancava parecchio anche, anche lei. E adesso l'Olimpiade è riuscita a regare quegli elementi in forma, però fanno fatica, fanno fatica. Mentre è cresciuta bene ecco la Svezia come gruppo, sia al femminile che al maschile, che quando c'ero io, anche allora c'era ecco, Leufren, che adesso è l'allenatore, se non sbaglio. Di. di, di. Uh, non mi ricordo di che, che l'ho visto comunque che fa l'allenatore al poligono eh, che aveva vinto una, la Coppa del Mondo se non ero nel 94 che io ero arrivato terzo e avevo vinto quella di specialità della 20 km eh, quindi ecco, l'elemento singolo Mari c'era però no, non un gruppo così compatto come adesso assolutamente Quindi ho risposto a quello era Biordano sì. <ride> assolutamente sì. Spost spostiamoci Spostiamo, adesso su. Facciamo, facciamo un salto generazionale. Sì. Okay. Adesso diciamo che eh, siamo passati ad avere una generazione bis dei, dei nostri campioni del passato, dove eh, in questo caso. Eh, tua nipote o, o le figlie di, di altri grandissimi del passato, insomma, stanno emergendo e stanno prendendosi il loro posto in Coppa del Mondo. Come stai vivendo tu questa, questa nuova, diciamo, prospettiva e come vedi, la, diciamo, la, eh, la situazione di Michela in questo momento, che chiaramente ha appena debuttato oggi nella sua prima gara alle sì, beh, se l'è cavicchiata, però ecco, non, non la pensavo un po' meglio, anche perché l'anno scorso aveva fatto da, da gennaio un po' in una bella stagione, pur avendo avuto incidenti e, e quest'anno pensavo magari un pochino meglio da gennaio. Prima no, prima so che magari era un po' lenta a carburare, come si dice. Dopo, come ha detto anche lei, probabilmente anche i vaccini gli hanno un po' fatto dei... Anche la, quando ha fatto questi vaccini diceva che del Covid eh, sto parlando, eh, gli hanno bloccato un po' le gambe, si sentiva sempre le gambe dure, però no, non lo so, dopo vabbè. Però, pian pianino, che, che mi fa... Amarezza, non riesco a capire perché tutta la mia carriera di biatleta non ho mai visto una con problemi grossi come Abitozzi in questo momento. Cioè, una gara può capitare a tutti di, di fare, ma specialmente nelle gare singole, adesso sempre con 4-5 a terra non. Cioè, non so cosa non riesco a capire cosa... perché non hanno questione di posizione né, né altro perché se no vedi, vedete che nelle staffette o nella massa, in quelle gare dove è in squadra c'entra ancora tutto perché sappiamo i valori ci sono perché l'ha dimostrato in tutti questi anni ma mh, è una cosa psicologica proprio probabilmente boh. sì, olt oltretutto è allarmante proprio come stavi dicendo suggerendo tu Uh, il fatto che c'è una disparità enorme anche semplicemente tra primo e secondo o terzo poligono, cioè quando nelle gare sui due poligoni a terra spesso il secondo poligono è buono o molto buono. In questo caso oggi ha comunque mancato due bersagli, ma in generale le sue percentuali comunque nel secondo poligono a terra sono. Buone è, è sempre sì, sì, buon migliora, è, è proprio rompere la rottura del ghiaccio, che sì, è, un, esatto. è un casino. Però boh, non lo so cosa succede perché era partita bene le prime gare in Svezia era partita bene, Benino e so. poi, sapendo che c'era l'Olimpiade uno dice: Si sta programmando, magari su, sulla forma fisica, più in là, perché logicamente non può andare uno già a inizio di dicembre e poi ancora a febbraio. Eh, perché di solito anche a me capitava in un mese, diciamo 35-40 giorni, proprio di forma piena. Gli altri periodi, prima e dopo, sì, eh, si andava comunque, ma non proprio di, di fare grossi risultati, perché si puntava appunto nel periodo, diciamo, di, di andare bene, da un periodo come adesso, da Rupoldi fi fino a metà febbraio, più o meno quel, era lì il clou del. Dove poi capitano sempre mondiali e Olimpiadi anche no? in, quelle, in, quei da, in quelle date lì. Eh, invece anche gli altri mh, li vedo faticare sugli sci perché anche oggi, con, pur facendo zeri, non, non arrivavano a podio comunque. C'è ecco. qualcosa che. E non è che andavano forte a dicembre, cioè. Qualcosa è venuto a mancare. Dopo vabbè, è una neve particolare, è fredda è lenta, però è così per tutti, cioè. No, forse, che... anche a livello di materiale forse non abbiamo trovato il prodotto giusto o quello che hanno gli altri per, per essere alla pari ecco, questo, parlavano... questo non lo so non, non sono così dentro nell'ambiente quindi non, non conosco questo mal tipo di problema però. vabbè ancora eh. dai sono ancora un po' di campo. gare magari qualcosina cambia magari gira un pochino magari si alzano un po le temperature si, si scalda un pochino la neve un po più veloce che si fatica un po meno magari riusciamo perché anche la stessa Erma l'altro giorno a parte che ha sparato bene ma, ma sugli sci lì vedi che chi ha la potenza poi la, la, la dimostra, la dimostra eh, sì yeah. e... eh. E se ti chiedessimo, eh, qual è la gara in cui c'è più probabilità di prendere una medaglia a livello azzurro, cosa, cosa diresti? Beh, sicuramente era la staffetta, la prima gara che hanno fatto con la mista, dove l'hanno già avuta nelle annate passate. Quindi oggi era anche una gara buona perché appunto la 20 km, se, se spari bene, e magari gli altri, tra sparano un po' malino. Eh, il minuto è difficile, da però, invece, come ho già detto, anche con lo zero non arrivavano a podio. Nella sprint mh, penso che sarà dura, perché vedendo come vanno gli altri sugli sci, eh, è troppa la concorrenza, sarà un po' dura. Dopo il biathlon, sappiamo com'è, però, eh, con... e poi, vabbè, la staffetta, sicuramente eh, la, la massa start. Dove c'è magari da, da gareggiare sull'uomo, come ha già dimostrato la serva la Dorotea, e magari anche gli uomini, avendo un po' di eh, forse quelle, ecco, quelle due gare lì, potrebbe succedere qualcosa, o nell'inseguimento se, se non arrivano troppo indietro. Ecco. Tornando invece, così una curiosità mia, tornando a, alla tua esperienza. Attiva. Qual è invece la, la, la pista Beh, che hai preposto durante la Mi è saltato un attimo, non ho, non ho, non ho percepito. Benissimo. Ci sono adesso. Ci sono, adesso, Ci, Ci, ti sento. non okay. ti muovi più come gli sei altri. sei bloccata. Però, però bloccata. ti si sente. bene, non però è un problema, l'importante è che mi si sente. Sì. <ride> eh, ripetimi la domanda, per, per sì. eh, tornando alla tua carriera. Invece, eh, come, come pista, qual hai preferito durante. Durante le tue gare? Antre Selva lo dico francamente, è la pista che mi piaceva di più, mi piaceva di più. Poi vabbè, anche le piste di Nagano erano belle perché a me piacevano le piste belle tecniche, delle discese particolari. Perché la, una delle mie doti era l'equilibrio. Avevo tantissimo equilibrio, quindi mi piacevano le, le discese difficili, dove chi derapava, io invece riuscivo a non derapare e prendere più velocità, nonostante fossi leggero. Ma riuscivo a arrivare in fondo alle discese un'area più, più lunga di quelle pesanti ecco. piste tecniche anche, a selva, una, anche perché parecchio nel bosco e varia parecchio salite e discese sempre pur essendo in quota mi è sempre piaciuta eccoci mm. ok eh ma io continuo, per, vado a ruota libera ormai mi sono venute sì, sì. cose vai, vai. Adesso mi è venuto in mente che eh, stavo parlando di, di discese di equilibrio che effettivamente a Selva eh, durante l'ultima tappa ne abbiamo visti un po' di, di sì, cadute in discesa quando li vedevo cadere in quelle discesine lì banali ho detto ma, ma questi dove hanno imparato <ride> Cavoli, sono quelle dove cadevano lì, sono proprio banali non sono le discese che c'è eh. E dopo ecco una cosa che mi è venuta in mente che ci è mancata a noi e che se avevamo avremmo, saremmo andati molto ma molto meglio. L'alimentazione che hanno adesso perché hanno la possibilità di avere un cuoco, vanno in appartamento magari piuttosto che in albergo, però mangiano anche all'estero, mangiano roba genuina e, e ricca di... di di valori giusti, non, cioè noi tante volte finivamo in certi alberghi mangiava i patate e cipolle col brutto, <ride> cioè, e invece anche perché il cuoco che segue la, la nazionale è qui vicino a Serina, quindi lo conosco benissimo, però è qua, al di là di chi fosse. L'unica volta che l'abbiamo avuto anche noi a Nagano, eh, era il papà di un nostro schimento che aveva un albergo e si era offerto di venire a farci il cuoco perché l'alimentazione, cioè la benzina dell'atleta, quindi eh, lì abbiamo avuto una carenza proprio, ma, ma non per un anno solo, per tanti, Specialmente, cioè, sicuramente quando andavamo all'estero, perché anche a Selma non c'erano problemi, anche in albergo non, non è che si poteva mangiare, ma, ma lì invece è stata una pecca, Bisogna, <ride> bisognava capirlo prima, ormai è tardi, però perlomeno l'hanno capito dopo. Niente, adesso da questa senso. è una cosa mia che volevo dire perché ecco. Anzi, salutiamo Arturo che abbiamo scoperto, che Arturo. ha fatto anche da io, non lo perché dopo malecità. No, ci sta seguendo perché vedo che ha messo like alla diretta. Quindi. No, no, ci ci Ciao Arturo! Ciao! Ciao. Eh, abbiamo eh, scoperto sì. che ha fatto anche da cuopera nazionale statunitense dopo la tappa di Intercella, sì. quindi si tiene operativo sì ma lui poi, no, poi lui ha un bel carattere che riesce anche a cucire un po' l'ambiente quando si spacca un po' perché non c'è il risultato, che ci sono i musi lunghi lui riesce a, con le sue battute le sue, la sua ironia è, no, è bravo, bravo è, è eh, anche effetto. il campione del mondo di, di Bonina che gioca a carte eh. sì <ride> Eh sì. è importante anche quello perché alla fine sai quando si riesce a creare un'atmosfera giusta in un gruppo poi è sempre quel qui in più che riesci a portare all'interno di... quindi eh sì, per fortuna che abbiamo è... il buon Arturo no, l'armonia della squadra è molto importante perché se cominciano a girare musi lunghi è finita anche perché non è che li vedi al mattino come al lavoro qua per magari 7-8 ore e poi ognuno a casa sua lì sei sempre insieme sì. non, per... non può non può essere così, deve andare via liscio, tutto sono guai. Io ho una domanda che eh, immagino sia veramente molto ampia, poi cui rispondere: come è cambiata la Coppa del Mondo quando gareggiavi tu e, 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 quella, come, e quella di adesso? Cosa è cambiato? Cosa, cosa puoi dirci a livello di ambiente? Un po' di tutto. Ma di ambiente non lo so perché io non ci sono più stato, quindi però ecco una cosa anche importantissima che è cambiata, ma stava già cambiando negli ultimi dei miei periodi perché quando ho iniziato ad avere più audience e più televisione, cioè anche noi ci sentivamo più, più delle pedine. Che, cioè prima facevamo sempre quando avevamo il nostro format di gare alle 10 del mattino, la gara era come la colazione delle 7 di una persona, cioè alle 10 c'era la gara, sempre al mattino. Invece adesso un giorno con le 10, un giorno all'1, un giorno alle 5, giorno... cioè questi sballottamenti sono un po' perché vedi che interessa dove c'è audience eh, di, far, di farti vedere, non, non interessa più l'atleta se, se sta meglio al mattino o sempre quell'orario, diciamo, no No, interessa, ma d'altronde o oh, ci sono gli sponsor, ci sono e eh, guadagnano anche di più, giustamente, però è eh, il. Eh, 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 è il retro della medaglia. del, su, del dei soldi, diciamo, ecco, del, del benessere del Birton, però va bene, no, ci sia vito. Appunto, avendo poi il cuoco come hanno loro, che gli fa da mangiare a qualsiasi orario, è comunque sempre bello, dai. Intanto è arrivato Arturo, e ci e saluta. Ciao anche a voi, grazie dei complimenti. Ecco, saluto ufficiale. <ride> E eh vabbè, vorrei dire che la prima volta che è passata l'abbiamo mangiata una pizza. Dai. Ma ah, direi. Quello, quello, sempre, quello abbiamo, senza senti, abbiamo sentito parlare bene del suo tiramisù da, da parte esatto. di Claire Egan, del, della nazionale statunitense, quindi potremmo provare anche quello. Eh, però devi sempre, lì devi prendere un po' con le pinze perché sai che è come mangiano negli Stati Uniti, quindi <ride> è già medio lì, l'arturo so che li fa bene comunque, eh, non, non voglio togliere niente, però non, non prendere per buono quello che dicono gli statunitensi, perché quelli più che le porcate peggiori che c'è nel mondo le mangiano loro. Eh. Effettivamente, deve essere lusso. stato proprio un lusso avere Arturo per, eh, per loro, perché... Non so qualcosa, lo so qualcosa sicuramente, so qualcosa. sicuramente. <ride> quando si andava, poi in Russia, non parliamone, è meglio che, cioè, una volta in una cucina, l'ho visto con i miei occhi, si era lasciata la pentola per terra, ha tirato su tutto, l'ha rimesso dentro e l'ha portato a tavola <ride> poi andiamo avanti. Cioè. <ride> Quindi, peggi peggior posto per mangiare, Russia dalla tua esperienza. <ride> Sì, beh, ma poi senza andare tanto, tanto lontano, ogni tanto anche in Austria o così, perché avevamo di quei posti che erano impressionanti. Eh? Però sì, nei, nei paesi dell'est c'era e siamo, sappiamo benissimo che sono un po' più poveri, e quindi il mangiare era quello che era. Eh, stai seguendo... Stai seguendo giorno per giorno le Olimpiadi ti concentri solo sul biathlon o stai guardando un po' di tutto? No, oggi mi sono appassionato di curling perché vedendo, no, forse perché al di là loro bravissimi, tutte, cioè sono stati fantastici, però ero uno sport che prima quando lo vedevo male girava due o tre minuti e poi giravo canale perché dicevo, invece adesso sentendo i commenti loro e come fanno, perché poi lingue straniere era difficile da capire è bello proprio mi no, è, è piaciuto bello bello beh, ma penso che un po tutti ci stiamo appassionando al curling dopo queste, queste giornate di, di vittorie sì, azzurre sì 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 beh però ecco lo davo per scontato facilissimo o perlomeno non sarà uno sport a parte che poi io ho sempre detto a livello olimpico anche che ne so, le freccette o le bocce o qualsiasi cosa quando hai lo stress che devi fare il risultato perché hai la medaglia, perché tutti ti guardano, beh, anche cioè magari ti trema la mano, non è più il gesto come quando giochi al bar, e cambia tutto. Magari potresti essere un campione al bar, quando invece hai la pressione addosso, le cose cambiano di, di parecchio e è lì che diventa il problema duro. del il biathlon, eh, col tiro di mezzo. Ne abbiamo se visti un se paio. Se una bella fetta di... anche alcuni atleti l'ultimo bersaglio, l'ultimo sì, bersaglio, specialmente di uno a 20 km che sai che ti costa un minuto e devi prenderlo per forza. Lì ne abbiamo viste anche nel passato con alcuni dei nostri che hanno fatto dei casini. Tuttavia, d'altronde capita, non lo fanno, non si fa apposta, è da vedere. Cioè, a Vitozzi, non, la fa... non lo fa anche se non ha. Cioè. Dovrebbe farlo più nelle staffette, ma è alla pressione perché rovina il risultato agli altri, invece no, viceversa, se lo fa il male se lo fa da solo. Speriamo che passi anche per lei questo brutto momentaccio, perché mi rincresce proprio con tutto l'allenamento, tutto quello che ci dai, e poi sappiamo i numeri che ha, non può una, di un livello così fare certi errori. Vabbè, niente, cambiamo discorso. No, beh, poi guardo un po' tutto. Ecco perché la domanda era se guardo solo o no, guardo un po' tutte le discipline, mi alzo anche a vedere alcune, tipo la Libera o queste cose. Sfondo beh, logicamente, un po', un po' tutto mi appassiona. Quando ho tempo, perché dopo io ho anche le mie cose da fare. Non è che. Ma raccontaci un po', visto che adesso hai tirato fuori, cosa, cosa fai? Cosa stai facendo adesso? Adesso questa parete dietro l'ho fatta io la finestra, pure, e... e dopo niente, rompo un po' le scatole mia moglie, perché adesso sono anche in pensione, quindi la tengo. <ride> no, no, va bene. Eh, oggi ho finito il letto a mio figlio, perché gli avevo già detto a... a Persico che è cresciuto top, non ci sta più nei letti standard, quindi ho dovuto fargli un letto da, da 2, 15 adesso però ho detto non crescere più perché le porte non le alzi guarda che lì ti abbassi è bello lungo allora <ride> eh, se non doveva stare di traverso non, i piedi fuori la testa contro una... allora va bene lo faccio io adesso il letto giusto no mi piace fare i lavori manuali mi è sempre piaciuto fare un po di un po di falegnano un po di tutto eh. un bel passaggio ma, ma sei anche un po artista oppure solo cose cioè per esempio il letto eccetera oppure anche Mm. oggettistica, voi. sculture, arte, eccetera. No, sculture certo che le avevo fatte i tempi, perché quando ero in squadra, poi adesso avevo fatto alcune cose beh, adesso non posso alzarmi e andare a prendere, insomma, Per prossima puntata. <ride> L'ho fatto perché c'era Demetz che era della Val Gardena e la sua era una famiglia di scultori, poi io avendo sempre passione col legno Infatti, ci portavamo, c'è stato un periodo che ci portavamo gli scalpelli via con la nazionale. Facevamo anche tipo quando andavamo al nord a novembre, così partivamo con i nostri scalpelli, i nostri pezzi di legno, e la sera invece, anche perché non c'erano i cellulari come adesso, che stai lì qui social, ovvio e le serate erano lunghe, quindi scolpivamo, facevamo. Ah, no, no, una fatte alcune di robe, sì. E poi che altro facevate in squadra? Perché adesso noi sentiamo eh, gli atleti attuali che giocano a carte, si divertono, insomma, fanno dei giochi tra loro per passare il tempo. Sì, beh, anche noi un po' di gioco a carte, un po' di TV, un po' di film. Anche perché dopo non è che la sera viene proprio tardi quando fai l'atleta. Perché c'è nato e c'è cioè, un paio d'ore al massimo, perché poi verso le 10 sei a letto. Quindi... E così allora, noi adesso abbiamo come ti dicevo prima. Previsto alcune immagini delle appunto delle attuali Olimpiadi. Se ti va di commentarle con noi, a noi farebbe piacere. Altrimenti, eh, ti salutiamo. Vedi, tu no, beh, no, commentatelo anche perché vi ho detto più o meno mh, dove ho visto. Cioè, vi ho detto le squadre che sono emerse bene come gruppo quali sono, dove ho trovato la carenza appunto dell'Italia. Che secondo me sono un po' indietro su, sullo sci. Proprio perché quando c'è lo zero, bisogna essere da podio, se no, c'è qualcosa che non, non, non quadra. Però ecco, Mario come dice anche come dicevate voi, magari non sono problemi di sci, c'è qualcosa che io poi non so, però va bene, speriamo però nelle prossime gare. E niente, vi ringrazio. Saluti a tutti. Allora, che ti, ti lascio con questo commento. Pieralberto Alberto Carrara, grandissimo atleta e persona. Va bene, buona serata. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille buona serata. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao. Eccoci. Eccoci. Un'immagine che a voi fa allora. piacerissimo. Sì, beh, piacerissimo fa, fa piacere che almeno un italiano anzi due perché prima Oberreger nella mista e adesso Favre possono festeggiare l'oro dei loro atleti però per nazionali diverse ecco, speriamo di, non dico di prendere l'oro anche noi a festeggiare con una medaglia da qui alla fine quello che ci auguriamo eh sì ormai mi devo cospargere il capo di cenere io che so, cioè, non ho problemi a farlo. Nella diretta dell'altro giorno avevo detto, insomma, che era tornato il re e si dimostrava il più forte e mi ha smentito subito il buon Borkentown. E quindi, niente, oggi è tornato lui a dettare legge. Bravo lui, Oro. E. E quindi ha coronato questo sogno, probabilmente, non lo so, finirà la stagione con un oro olimpico e, e probabilmente la Coppa della Sfera di Cristallo. Cosa si può dire di lui se non che ha fatto quel salto di qualità che magari ci si aspettava da lui da tanto tempo? E vincere la 20 km con il 18 su 20 è, è da numero uno. Vincere la 20 km con lo stesso numero di errori di Giovannino è da numero e uno. E batterlo sugli sci, sì. Poi ha sparato più veloce, chiaramente, però bisogna batterlo. Insomma, batterlo non di poco, perché sono stati 31 secondi. Certo. E nonostante eh sì. Smolski avesse trovato lo zero, che non è l'ultimo arrivato il bielorusso, che corona al meglio una stagione ad altissimo livello, perché... ma proprio sì. tutta la nazionale bielorussa. Eh. Era... Aveva dato dei segnali un po' di calo ad Anterselva, Smolski, però è riuscito a prepararsi sicuramente bene nelle ultime settimane, è tornato più in forma che mai, oggi sparato da Dio e si merita assolutamente fino in fondo questa medaglia. Assolutamente sì, è stato anche bellissimo l'abbraccio con la fidanzata all'invieca all no. a, a fine gara. Che invece al contrario è una che se c'è da acchiappare il risultato questa stagione le va sempre un po' male, fa quasi, fa quasi tenerezza eh, perché sta dimostrandosi probabilmente la più continua di tutte, tolta Marte. Eppure il palmarès delle due, parlando solo di questa stagione, è ben diverso. Quindi. Almeno un po' eh. più giovane avrà più, più stagioni per lanciarsi l'indieca, va certo. Sinceramente, anche il quarto posto di oggi nella maschile mi ha fatto piangere il cuore perché Svetkov poteva prendersi quell'oro. Eh. Sì, ha sfruttato il treno eh, perché c'è da dire che quello col <ride> pettorale 1 e 2, forse, anzi, sicuramente coloro che avevano il pettorale basso oggi hanno avuto condizioni di pista migliori proprio a livello di temperature. Eh, però Svetkov se prende l'ultimo è oro, quindi ha fatto un garone in scia a Johannes. Johannes eh, a parità di errori è dietro Quentin, per cui ha fatto un numero anche lui perché è una gara di altissimo eh. profilo. E eh, diciamo che lo, st lo stesso discorso vale anche per Giovannino alla fine dei conti, perché uh, e forse si può anche inserire Dole che è arrivato poco sopra il minuto, però magari con una, una consapevolezza diversa nell'ultimo giro avrebbe potuto spingere e tirare giù que quei secondi. quindi è un po' lo stesso discorso che secondo me si, si può fare della, della, della 15 di, di ieri. Eh, è vero che tanti sbagliano nell'ultimo polivo di un individuale, ma è una cosa che fa parte del gioco. Occasione buttata fino a un certo punto, dal mio punto di vista, perché dai, è, è così che va a legare l'ultimo polivo di un individuale alla fine. È il momento più critico, più difficile magari anche da gestire, quindi. è eh, Riuscire a, a uscire indenne è un merito più che magari un demerito di chi spizzica, spizzica il bersaglio, e ne manca uno, ecco. Quindi secondo me, alla fine, sia il podio di ieri che quello di oggi sono stati abbastanza rappresentativi. Ma passiamo un po' ai nostri azzurri, certo. Citavamo prima Dominic Vindisch, che in realtà a mio parere ha fatto una, una bellissima gara. Cosa dite? Vado io? Sì, vai, vai. Non oh, litigate, non accalcatevi. No, no, col 18 su 20 Dominic ha fatto un garone. Non ricordo il tempo in cui ho fatto 18 su 20 in un individuale e eh, ha lavorato bene i primi due bersagli e ci credeva. All'esordio olimpico di, di poter fare lo zero perché l'approccio era quello giusto. A fine gara ha concluso con i crampi, poverino, ha dato tutto e probabilmente gli serviva questa gara per rompere un po' il ghiaccio in vista delle prossime, ecco, sono punti importanti anche in chiave. Mass, non dimentichiamolo. Esatto, esatto. Vinic che come sempre quando si arriva a grande appuntamento, lui è incredibilmente sempre pronto. Eh, anche in una stagione difficile come questa, ha comunque, è riuscito a, a dare delle risposte. Come dicevi tu, qualche punticino è stato messo, è stato messo via: qualche punticino importante. E in caso di, di replica insomma, nella sprint, eh, si può pensare di, di anche alla partenza in linea. Ecco, quindi, assolutamente positivissima la gara di Rome, nonostante i due errori che comunque ci stanno. Nicolò, abbiamo qualcuno più sul pezzo di te. Ha fatto 18 su 20 ad Obertiglia, quindi Book Up. È vero, ha fatto anche podio. Esatto, co contesto un po' diverso e un po', un po meno sotto pressione di oggi. Dai. <ride> Giusto quel tantino. Ah. E poi mi preoccupa il discorso invece proprio di Offer, perché ha dichiarato che comunque stava meglio rispetto agli ultimi giorni, quindi ha recuperato un po' gli sforzi della mista. Eh, però sugli sci non ci siamo ancora e ha anche detto che eh, c'è stata un po' di confusione sui materiali si sta cercando probabilmente il compromesso giusto e speriamo diciamo che col proseguo delle gare venga fuori un risultato migliore perché anche lui è alla ricerca dei punti per la massima, tutti gli azzurri yeah, Luki è particolarmente preoccupante, hai, hai assolutamente ragione perché è molto raro vedere un offer abbattuto anche di parecchio da Vindish a parità d'errori, soprattutto dopo le ultime due stagioni, era una cosa a cui non eravamo più abituati e quindi che insomma ci eravamo forse un po' illusi che stesse recuperando quel minimo di condizione a gennaio prima di, di arrivare qui, però evidentemente... Eh, questa stagione resta stregata. Vediamo adesso se, se potranno cambiare le cose. Magari è stato semplicemente un giorno, un giorno difficile per lui, però, sicuramente le sensazioni non sono buone. Sì, sì, anche perché al tiro ci siamo, bene o male, con i due errori di oggi, ma anche in stagione le percentuali sono quelle giuste. Eh, bisogna trovare un passo leggermente superiore per giocarsela con gli altri, quantomeno arrivare a giocarsela. Sono, sono assolutamente d'accordo comunque se parliamo di sì eh, se parliamo di, di atleti un po' in crisi di condizione non possiamo che citare anche eh, il nostro il nostro bormolini che negli ultimi negli ultimi appuntamenti tra Anterselva e questa gara diciamo è anche possiamo considerare la mista, eh, sta un po' calando rispetto a quello che ci aveva, ci aveva fatto sognare, insomma, fino a, fino a, a e Secondo me il potenziale per Bormolini per riuscire a, a scuotersi un attimo di dosso questa magari un po' troppa pressione, non lo so come chiamarla, ci sono tutti, un, una, una 20 km sbagliata non, non ti condiziona di certo né una carriera né un'Olimpiade. Lui avrà occasione chiaramente di rifarsi nella sprint. Eh, e poi eh, insomma, eventualmente anche nell'inseguimento quindi io penso che Bromolini possa reagire immediatamente ecco. sì, sì, importante anche in ottica staffetta comunque trovare le sensazioni sì. giuste assolutamente sì è tornato l'ospite scusate è arrivata è da un po' che non c'era perché voleva parlare delle pagelle del gatto, probabilmente. Esatto, esatto, esatto. Poi facciamo anche questo breve. <ride> Dido. Dai, commentiamo Dido, così poi eh, possiamo anche lasciarci andare un po' a. Sì. sentito, l'ho sentito prima che andasse a dormire, quindi poco tempo fa, perché era comunque sveglio nonostante il fuso, e ha rotto il ghiaccio, importante per lui ha trovato anche il treno di, di Dominic e come Dominic probabilmente alla fine ha avuto anche lui i crampi eh, perché la neve è molto dura comunque chiaramente non sono abituati a queste condizioni eh, al tiro eh, ha limitato un po' i danni con i tre errori una performance da da 6 in pagella certo non, so, non è stata la, la 20 km di Hunter Selva per lui però posso immaginare il carico di tensione, adrenalina, la voglia di emergere, lui pensava di stare un po' meglio, però vediamo, spero di rivederlo ancora in gara, ecco, poi non so quali saranno le scelte in vista delle, della staffetta o altre situazioni, dipende anche un po' dalla condizione degli altri. Sì, questo chiaramente perché, eh, come molti sanno, in, in, in sprint ovviamente ci sarà l'esordio di, di Tommaso Giacomel, Giacomel. E, e quindi poi sarà probabilmente un testa a testa eh, in qualche modo tra... Tra tutti per la staffetta, chi sta meglio gareggia, perché a questo punto, secondo me, di certezze ce ne sono poche. Offer probabilmente sì, per, per mille ragioni. Vindis sembra aver, esserselo meritato con questa 20 km, però è veramente un, una situazione che sarà in divenire di giorno in giorno. Sì. Beh, comunque importante per Vindis, che non l'abbiamo detto, qualificarsi per la mass start, che è, possiamo mm. dire, uno dei suoi cavalli di battaglia. <ride> Quindi il, il, ci fermiamo. Il, il suo cavallo di battaglia <ride> primario, direi ragazzi, che famo? Una panoramica veloce, dai, perché in realtà, in questi giorni, oltre al biathlon che non ci ha dato delle le grandi soddisfazioni, invece, eh, da, dagli altri sport abbiamo avuto delle, delle enormi soddisfazioni. Partendo da dove eravamo rimasti, perché avevamo commentato insieme le prime due medaglie d'argento. Se voi la smettete di ridere, io riesco ad andare avanti, altrimenti non riesco. Come a scuola. Eh? Ok, e, e quindi, niente, stavamo dicendo che eravamo arrivati alle due medaglie d'argento che sono arrivate sabato, perché sabato ci siamo visti, e eh, domenica c'è stata questa bellissima medaglia di bronzo di Dominic Fischnaller che è stato un po' un passaggio di consegne con con Armin Zögler che abbiamo visto al traguardo abbiamo visto quel bellissimo abbraccio tra i due sì. Sì. Ad... vado io <ride> Vado io, no, avanti, non, mi, Nick, non mi vedo Nick, più. partecipare no, è che Nick non ha parlato troppo e lo voglio, lo voglio interpellare. Ah, Adesso no, beh, Io ho seguito le, le quattro run, eh, temevo, avevo paura che venisse superato per il bronzo. Ha tenuto duro fino alla fine. Complimenti a lui, per no, la alla scherzi squadra. A parte, scherzi a parte, è stato, è stato fenomenale. Eh. È riuscito a, a farci sognare, quindi c'è poco. E poi è arrivata lunedì mattina una bellissima medaglia d'argento di Federica Brignone nello slalom gigante, che si è quindi riconfermata sul podio dopo Pyongyang. Avete visto la gara voi ragazzi? Sì. Io ero al lavoro non ho visto Michele, tu cosa insomma, cosa hai visto di queste Olimpiadi, <ride> giusto per farci? <ride> Io ho visto dal primo all'ultimo minuto fino a domenica sera e poi praticamente più nulla perché sono stato al lavoro. Tutto... Eh, a parte, vabbè, oggi, oggi mi sono preso fuori il pomeriggio per seguire il mio, il mio compaesano Amos, vincere Loro. Eh, quindi, quello sì, quello è stato dovuto, per, diciamo, la mia posizione, la mia provenienza, però. <ride> Per il resto Ma è difficile. Prima dell'oro di Amos è arrivato l'oro, l'ennesima medaglia di Arianna Fontana. In realtà questo avresti potuto ritagliarti quello spazio in ufficio come ho fatto io, visto che è durata proprio visto, poco a poco. Vista, appunto, l'ho vista semplicemente in, in differita, on demand, insomma. È fantastica, fantastica anche perché tatticamente è stata diversa da come lei interpreta il 500 di solito, quindi, quindi ancora più brava. Ancora più bravo. Questa ecco, è di oggi. Questa me la sono persa io perché l'avevamo sul telefono. Cioè non me la sono persa perché l'avevamo sul telefono però stavamo stavamo tutti esultando. sa che questa ce la siamo persa un po' tutti perché eh, c'era in contemporanea la finale di curling appunto e tra, una, tra un, un tiro e l'altro me la sono proprio persa e quindi ho dovuto riguardarla. Io. Ma super contenta per... Eh, Chicco Pellegrino che si riconferma anche lui sul podio. Sì, io l'ho vista, però, sì, senza, diciamo, senza audio. E... Ci ho sperato eh. quando, quando alla fine ho visto che era cattivo, è uscito, uscito dall'ultima curva attaccando, ho detto: Cazzo, qua. Mi... E invece, dai, è arrivato un argento che è meraviglioso, immenso, e va bene così, e anche sì, lui anche conferma perché... dopo quattro anni sì, sì, sì. l'argento di Pyeongchang ma anche perché in realtà eh, durante questa stagione non è stata una delle sue migliori stagioni a livello di Coppa del Mondo finora, e in realtà si è fatto trovare pronto al momento, sì, al momento giusto, e quindi bene così. Anche qui, visto che sono molto romantica, bello, l'abbraccio con la moglie <ride> al in traguardo. Realtà. Ma non, è, è già sposato, non lo so. Eh. Sì, si sono sposati, sposato, sì, sì, eh? sì. Non so Si fare. sono sposati quest'estate, questa scorsa. E, e poi va bene insomma abbiamo sì. citato fino adesso quante emozioni ci ha regalato questo curling a queste olimpiadi ah, parlate voi perché no devi allora. lanciare l'appuntamento sì. nel senso era, era, era un assist proprio a questo nel senso io l'ho vissuta in maniera diversa perché seguo il curling ma non diciamo il punto che, che lo ha reso così importante per me è appunto il fatto di conoscere bene Amos e, e essere su, appunto parte di, di tutto l'ambiente, dei suoi amici e tutto. E quindi è stata una cosa indescrivibile. Perché quando vince le Olimpiadi un tuo idolo sei contento, ma oggi ho provato la sensazione di, di vedere un tuo amico che lo fa e è una cosa che non. Non avrei mai pensato di poter, di poter provare, è stata un'emozione fortissima. E ecco, a proposito di questo, per ogni approfondimento, eh, vi lanciamo l'appuntamento di domani. Saremo in diretta, eh, diciamo, speciale, anche se non ci sono gare di biathlon, Domani sera, proprio con eh, diciamo eh, ragazzi che gestiscono eh, social e comunque. Eh, Rappresentanti del pala curling e eh, comunque del gruppo curling di Dicembra, eh, e quindi approfondiremo nel, nel dettaglio questo percorso incredibile di, di Mosane e di Costantini e anche in vista chiaramente della, della, del maschile, insomma, che sta per, per iniziare, quindi quali sono le prospettive e tutto. Quindi per chi eh, fosse interessato, chi si è innamorato di, del curling in questi giorni mi raccomando domani è ore 9 Beh, anche perché c'è un, un bel parallelismo fra, fra quello che è stato il Beatron forse nel 2014 quando è stato lanciato quella staffetta mista eh, di soci e insomma questo nel curling che forse cioè, mi auguro che possa essere un trampolino di lancio per, per questo sport cioè perché il numero di praticanti è molto simile ma eh sì, avremo sì, modo sì. di parlarne domani. Chiudiamo perché adesso veramente sì. ne abbiamo tutti pieni le scatole di vedere le nostre facce, noi stessi, tutti quelli che ci seguono. Quindi io direi salutiamoci. Vi ricordiamo eh, appunto la diretta di domani. Continuate a seguire le Olimpiadi. Continuate a seguirci sul nostro sito via tronazzurro.it. E ci vediamo anche su MS Channel al canale 814 di Sky e on demand su mschannel.tv Giovedì alle 14. Grazie a tutti, buona serata. Buon ciao, proseguimento ciao, a tutti, ciao. buoni giochi. Ciao ciao.